Cavano nel paese dei balocchi. Da noi ci sono delle regole che sono state condivise con non solo con le categorie rappresentative, con la Confesercenti, con la Confcommercio, ma anche con gli stessi esercenti. Abbiamo predisposto un regolamento approvato in Consiglio Comunale per disciplinare il fenomeno della movida e fare sì che ci sia una movida dove i giovani si possono divertire, però una movida ordinata e disciplinata. Sicuramente Salerno forse non ha adottato, lo suppongo questo, dalle segnalazioni e dalle lamentele che arrivano da più parti, non avrà adottato il nostro modello. Ecco perché poi si crea del caos e c'è immobilismo rispetto a Cava, dove noi andiamo avanti e effettuiamo controlli attraverso la nostra polizia locale. E posso già anticipare che stiamo lavorando nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione trimestrale di nuovi vigili nei periodi un po' particolari, dove c'è bisogno di maggiori vigili in strada, dove c'è bisogno di maggiori controlli. Sicuramente per il periodo estivo, dall'inizio di giugno fino alla fine di settembre, procederemo con queste assunzioni di carattere straordinario. Intanto nel periodo, diciamo, caldo, quello là natalizio, quindi dal 15 dicembre fino a Capodanno, l'ottimo comandante della polizia locale si sta incontrando con i sindacati, c'è un esame congiunto sul tavolo dei sindacati per modificare l'orario di servizio, quando? Il venerdì e il sabato. E i vigili lavoreranno il venerdì e sabato fino alle 2 di notte.